L'invenzione, lo studio, la ricerca, la chimica, l'era moderna delle plastiche, tutto in un colpo solo, tutto grazie al genio di un uomo, quando i cervelli non fuggivano all'estero ma restavano qui. Come il suo, quello di Giulio Natta, categoria premi Nobel, ricercatori di quelli che trovano. Nasce a Imperia nel 1903 e non ci vuole molto a capire che è un prodigio. Si diploma ad appena 16 anni, si laurea a 21, ingegneria chimica al Politecnico di Milano. La sua passione è la ricerca e per affinare i suoi studi va a Friburgo, in Germania. Studia le macromolecole e comincia a intuire la struttura cristallina dei polimeri. Una così decisa propensione alla ricerca gli apre le porte della carriera accademica. Milano, Roma, Pavia, Torino, Natta gira praticamente tutte le facoltà di chimica. Quando Mario Giacomo Levi è costretto a lasciare l'insegnamento a causa delle leggi razziali, Natta arriva a Milano a dirigere l'Istituto di Chimica Industriale del Politecnico. Ci resterà fino al 1973. Intanto, 1936, si sposa con Rosita Beati e continua le sue ricerche senza rinunciare all'attività accademica. La sua, anzi, è una ricerca totale, attenta alle applicazioni pratiche, ma anche speculazione pura, teorica. Nel dopoguerra collabora con la ricerca americana. La nuova frontiera è la petrolchimica, le incredibili potenzialità degli idrocarburi insaturi. Natta comincia a lavorarci insieme alla Montecatini. Anni di lavoro vengono coronati da un successo clamoroso, il cui nome è polipropilene isotattico. È un materiale che rivoluzionerà il mondo, l'industria, le abitudini quotidiane. È un traguardo raggiunto dopo anni di studi, esperimenti, ricerche. Nonostante questo, Natta si limita a scrivere sulla sua agenda una semplice frase: fatto il polipropilene. Punto. Da quel momento, depositato il brevetto, la ricerca passa al ramo industriale. Tocca alla Montecatini sviluppare il prodotto. A Natta non resta che passare alla storia della scienza e ritirare a Stoccolma il premio Nobel per la chimica. È il 1963. Natta insegna ancora e ricerca ancora. Resta al Politecnico di Milano fino al 1973. Muore a Bergamo nel 1979. Premio Nobel italiano, molecole e genio e plastica. Era l'alba degli anni 60, l'ottimismo vibrava nell'aria, le aspettative erano grandi, il boom economico alle porte e il progresso a portata di mano, e lo era davvero, anche sotto forma di Moplen. Forse oggi è difficile capire quale rivoluzione fu poter dominare un materiale così duttile, robusto ma morbido, resistente al calore, indifferente agli urti, leggero, poco costoso, colorato. Arrivava, circonfuso dall'aria di modernità, il Moplen, magia di polipropilene. Brevetto italiano, viatico perfetto per gli anni di plastica a venire, più veloci, più facili, più leggeri. Gino Bramieri, il massaio moderno, ne magnificava i pregi con elementari giochi di parole. Emo, 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 Moplen, emo, 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 emo. Ma signora, guardi ben che sia fatta di Moplen. E il tutto grazie all'ingegner Natta, ma questo la massaia italiana poteva anche non saperlo. Le bastava il Moplen, rivoluzione italiana. Il successo personale di Giulio Natta e quello industriale della Montecatini, che inondava il mondo di Moplen e Meraclon, veniva da lontano. Paradossalmente, sull'onda delle sanzioni, il fascismo investì molto sulla ricerca. Nel dopoguerra Natta seppe allargare il campo collaborando con l'estero, i tedeschi, gli americani. In più, Montecatini ebbe la lungimiranza di finanziare ricerca pura e lui, Natta, il genio di coniugare ricerca e approccio industriale. La chimica italiana, dall'alba degli anni 60, era all'avanguardia.
Il declino è durato anni, tra carrozzoni pubblici, padroni senza strategie, imprese prendi soldi e scappa. Un tramonto, insomma, quasi totale, che Giulio Natta, morto nel 1979, poté solo intuire. E chissà cosa ne avrebbe detto lui, figurina geniale dell'album italiano che alla chimica nazionale aveva portato un Nobel, cosa mai più successa dopo, nell'era post-Moplen.